Bentornati a PDM Talk, il talk show del quotidiano Parole di Management. Oggi siamo usciti dal tradizionale studio di PDM Talk e siamo ospiti dello Juventus Hotel. In questa sede si sta svolgendo la tappa di Torino del progetto multicanale Fabbrica Futuro. Fabbrica Futuro è il progetto multicanale appunto della casa editrice Este che si concentra sul tema del manifatturiero. Come sempre siamo in diretta, oggi avremo però una puntata molto particolare con numerosi ospiti che si susseguiranno in questo studio mobile che abbiamo allestito all'interno dell'evento Fabbrica Futuro. Avremo quindi delle pause pubblicitarie leggermente più lunghe, ma restate con noi perché come sempre PDM Talk avrà 4 parti. Di cosa parliamo in questa puntata? Beh, parliamo iniziando da uno spunto che arriva dai piani alti, anzi direi davvero molto molto alti, perché ci sono delle aziende, i colossi delle aziende mondiali che hanno celebrato la fine della globalizzazione. Quindi se la globalizzazione, per come l'abbiamo conosciuta, quindi è finita un po' con la pandemia, ma soprattutto con la guerra, la domanda allora è come le aziende manifatturiere, ma non solo, possono reagire davanti a tutta questa situazione. Bene, iniziamo da qui perché la situazione è davvero molto molto complessa. Ci sono delle catene di distribuzione che prima erano estese, prima erano lontane, però questo assetto non può ovviamente funzionare. C'è un nuovo ordine economico, un nuovo ordine geopolitico da affrontare e allora le questioni sono davvero molto molto ampie. Io saluto e do il benvenuto innanzitutto al primo ospite, Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi. Buongiorno, benvenuto. Allora, qual dal suo osservatorio, quali sono le conseguenze di tutte quelle cose che insomma sto dicendo, sto raccontando, in particolare per le aziende manifatturiere? Ma sicuramente il tema della pandemia prima e delle crisi di materie prime in particolare che stiamo vedendo anche per effetto delle guerre, ma non solo, sono effettivamente l'occasione per ripensare completamente delle nostre imprese. Per molti anni si è pensato di delocalizzare non necessariamente per ragioni di mercato, ma soprattutto per ragioni di costo. Quindi il driver costo evidentemente ha dimostrato tutta la sua debolezza e quindi inevitabilmente oggi le aziende si trovano a ripensare catene del valore più strette, più reattive, estremamente più flessibili e questo è sicuramente un elemento importante che le aziende devono considerare. È evidente che siamo di fronte a una moda che sotto il mio molte aziende oggi stanno seriamente prendendo in considerazione l'opportunità di riportare in Italia o quantomeno in Europa processi produttivi che erano stati delocalizzati in Giappone. Ecco, questo è evidentemente una leva, ma non è l'unica, anche perché chiaramente ci sono questioni anche di scelte del passato, geopolitiche che vanno in qualche modo riconfigurate e riconsiderate. Faccio un esempio che mi tocca personalmente, visto che sono in consiglio all'interno di un'azienda che si occupa di distribuzione e lavorazione di cereali, particolarmente importante e grande, forse uno dei primi player europei. Il mondo, per esempio, dell'olio di girasole sicuramente sarà messo a dura prova in termini di disponibilità sul mercato, perché l'80% della quota del mercato mondiale prodotta è proprio in Ucraina. Questo sicuramente mette a dura prova da una parte i distributori e i produttori di questa materia prima e inevitabilmente tutta la filiera del mondo. Questo è un esempio, potremmo parlare di chip, potremmo parlare di acciaio, di tante altre cose. Quindi non ci sono ricette, ogni settore chiaramente ha le proprie caratteristiche, ma abbiamo visto che diffusamente ormai la scarsa per prima è un po' di pensamento completo di quello che è la ricetta, questo è un po' il punto. Ecco, a proposito di questo, questa mattina l'evento Fabbrica Futuro è stato aperto da un intervento di Mario De Aglio, che ha fatto una grande analisi geopolitica, economica di quello che sta succedendo. Ha detto, proprio rispetto alle catene di distribuzione che oggi sono, o dovrebbero essere quantomeno più ravvicinate, che bisognerebbe tornare a riempire i magazzini con buona pace della metodologia just in time. È una buona prassi o bisogna andare in un'altra direzione?
Ma allora, io mi permetto di dissentire, nel senso che mettere in discussione la logica del just in time dal mio punto di vista è un po' troppo riduttivo. Allora, innanzitutto, per chi ci ascolta, è giusto ricordare che just in time è uno dei due pilastri del modello Toyota che, come dire, ha per la prima volta implementato questa metodologia nel secondo dopoguerra. Quindi stiamo parlando di una metodologia recente, una metodologia ampiamente consolidata in settori particolarmente spinti dal punto di vista competitivo come l'automotive e il mondo dell'elettrodomestico, e in generale si sta diffondendo un po' in tutte le industrie. Questo come premessa. Poi è evidente che, come dire, quando c'è stato, come dire, il terremoto in Giappone, le fabbriche Toyota hanno chiuso perché avevano soltanto 2 ore di copertura di scorta, e quindi di fronte anche a eventi straordinari naturali come questi si accetta anche il fatto di chiudere la fabbrica. Però non stiamo parlando di eventi naturali, stiamo parlando di qualcosa di evidentemente strutturale. Quindi a questioni strutturali come la guerra in Ucraina, piuttosto che altre situazioni contingenti come quelle che stiamo conoscendo, sicuramente va riconsiderato il livello di scorta. Questo non significa evidentemente mettere in discussione la logica del just in time, significa piuttosto rivedere prima di tutto quelle che sono le fonti di fornitura. Quindi just in time in qualche modo è abbinato a una supply chain estremamente reattiva ed estremamente flessibile. Quindi applicare il just in time in contesti non flessibili e non reattivi, questo evidentemente va in conflitto, soprattutto se ci sono problemi come quelli che stiamo vivendo oggi. Per cui il ragionamento è un po' più ampio. Sicuramente la scorta di per sé è, come dire, un elemento importante che incide sul circolante dell'azienda, oggi è risorsa fondamentale per le imprese, e quindi ci deve essere quel giusto trade-off da, come dire, consumo di circolante da una parte a disponibilità di scorta che mi consenta di reagire anche a situazioni temporanee di crisi come quelle che stiamo vivendo. Quindi insomma, il ragionamento è un po' più complesso che merita caso per caso, specificità per specificità, un ridimensionamento dell'intera supply chain, dove dentro evidentemente c'è anche la scorta, ma non certamente la messa in discussione di un modello come quello ormai ultra consolidato che è il just in time. Rispetto alla flessibilità, il digitale che abbiamo conosciuto in maniera molto impattante durante la pandemia, e che possiamo dirlo ha aiutato tantissime aziende a superare un momento di crisi, oggi c'è un'altra crisi come dicevamo in apertura, può essere l'elemento, il valido alleato per riuscire ad avere un po' più di certezze in una situazione di grande, grande incertezza? Allora, diciamo, quello che abbiamo imparato con l'introduzione di tecnologie, soprattutto durante la pandemia, è che tutte quelle aziende, mi riferisco a una ricerca piuttosto recente di McKinsey di qualche mese fa, tutte quelle imprese, quindi stiamo parlando del 98% delle imprese che rispondevano a questa survey a livello globale, che si sono trovate all'interno della pandemia con una roadmap definita e addirittura in alcuni casi già implementata di trasformazione digitale, dichiarano di esserne uscite più velocemente e più forti. Quindi sicuramente la tecnologia è una delle leve che ha consentito alle imprese di reagire in maniera più rapida, più efficiente a quelle che la crisi che abbiamo conosciuto. Però la tecnologia non basta. Tecnologia deve essere, come dire, supportata innanzitutto da una cultura industriale votata in qualche modo al miglioramento continuo da una parte, e dall'altra deve essere abbinata a un contesto in cui i processi siano stabili e robusti. Allora in questa situazione, dove da una parte cultura aziendale e dall'altra processi stabili e robusti, con la tecnologia le aziende possono fare la differenza, e l'hanno effettivamente fatta. Il 56% di questo campione dichiara di essere uscito decisamente più forte dopo la crisi pandemica, grazie alla tecnologia, ma con un contesto che vi ho appena spiegato. Quindi sicuramente la tecnologia è una leva, però è uno strumento, non il fine. Ecco, bisogna lavorare sul restante quasi 40%, anzi più del 40%, perché per esempio sul 4.0 se ne parla ancora tanto, non tutti sono allo stesso livello, però voi come consigli già parlate del 5.0. Sì, ecco, quando si parla di 5.0 a me viene da sorridere, perché qualcuno che ci sta ascoltando potrebbe pensare che questa sia una rincorsa, tra virgolette, di marketing a dichiarare il numero più alto, e quindi
e l'aspettativa potrebbe essere quella del prossimo anno di parlare di 6.0 e così via. In realtà la cosa è molto seria, Commissione Europea a dicembre del 2021, quindi qualche mese fa, ha emanato un documento molto corposo dove parla di un'evoluzione dell'industria 4.0 con dei cardini, come dire, determinanti e anche distintivi rispetto al passato, ed è il motivo per cui cambia numero. Ecco, l'importante premessa è: siamo pienamente all'interno della quarta rivoluzione industriale, quindi quando si parla di 5.0 non significa che abbiamo, come dire, superato la rivoluzione industriale in corso, siamo pienamente ancora all'interno della quarta rivoluzione e le aziende non hanno ancora completamente completato, anzi alcune addirittura sono in ritardo rispetto a questo. 5.0 è solo però uno stimolo per le imprese rispetto a tre grandi pilastri distintivi, o meglio, se vogliamo, implementativi del 4.0. Innanzitutto le tecnologie sono le medesime, quindi stiamo parlando delle stesse tecnologie, che però cambiano prospettiva. Diciamo, sono tre i pilastri essenziali e distintivi del 5.0. Innanzitutto people centricity, quindi tutto quello che abbiamo sentito in particolare dal 2012 con i tedeschi inizialmente di sostituire l'uomo con le tecnologie, abbiamo capito essere una grande idiozia. Le tecnologie possono potenziare l'uomo e quindi l'uomo viene messo al centro. Questo è il primo elemento fondamentale. Secondo elemento importantissimo è la parte del pilastro, la resilienza. Quindi ne abbiamo parlato in premessa, vanno ripensate completamente le value chain. Qualcuno come Larry Flink di BlackRock dice la globalizzazione è finita e quindi dobbiamo abituarci a pensare di produrre in Europa piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che in Asia. Quindi tre grandi poli a livello globale. E quindi riprogettare catene del valore più corte, più flessibili, più reattive, ma soprattutto più vicine. E terzo e ultimo punto, l'ho tenuto per ultimo, ma non per questo meno importante, anzi probabilmente la leva vera per cui si passa dal 4 al 5 è la sustainability. Quindi le tecnologie a servizio di processi evidentemente a minore impatto, quindi sostenibili, perfettamente compliant ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite. Queste sono un po' le caratteristiche evolutive e concludo anche dicendo che di fatto qualcuno parla di twin revolution, rivoluzione gemelle, dove da una parte c'è la tecnologia blu e dall'altro c'è la sostenibilità e il green. Quindi blu e green è un nuovo paradigma che sta venendo avanti. Ed è un assist perfetto perché torneremo a parlare ovviamente di sostenibilità nella seconda parte di PDM Talk. Io ringrazio Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi, per essere stato con noi. Grazie. Andiamo in pubblicità e torniamo fra pochissimo. A tra poco.
Seconda parte di PDM Talk, torniamo in diretta con il nostro talk show. Ricordo che siamo ospiti nella tappa di Torino dell'evento Fabbrica Futuro. Stiamo affrontando un tema che bene o male ci riguarda tutti da vicino, perché le conseguenze della pandemia, della guerra rispetto al futuro delle nostre aziende e quindi delle nostre economie ci deve per forza interessare. Una questione centrale emersa proprio a seguito del conflitto fra Russia e Ucraina e soprattutto dalle sanzioni che l'Occidente ha posto nei confronti di Mosca riguarda l'approvvigionamento energetico e di gas. Sappiamo che il costo del gas, il costo dell'energia è incrementato, questo ha avuto degli impatti molto importanti sul business delle aziende e la domanda a questo punto è come fare. Si potrebbe dire ovviamente ridurre i consumi, ovviamente è una questione molto più complessa di questa. Ne parliamo innanzitutto con Marco Carlo Masuero, professore ordinario di fisica tecnica industriale al Politecnico di Torino. Benvenuto professore. Professore, allora, si devono ridurre i consumi, questo ovviamente è ovvio, però come fare è un po' meno chiaro. Ma dunque ci sono sostanzialmente due macro aree di intervento, cioè ci sono interventi a livello gestionale e interventi a livello tecnico. Parto dei primi che hanno carattere generale. Il punto di partenza per un sistema di gestione efficiente dell'energia è la conoscenza dei consumi. Quindi il primo passo è sempre la diagnosi energetica o energy audit, che dir si voglia. Tra l'altro le aziende energivore hanno da diversi anni l'obbligo di sviluppare un energy audit secondo anche uno schema e certe normative tecniche. Quindi, come giustamente lei ha detto, tipicamente i consumi sono consumi elettrici e consumi di gas, questi vanno contabilizzati, la contabilizzazione c'è ovviamente per motivi di bollettazione, di pagamento, però all'azienda interessa sapere questa energia che viene consumata dove va a finire e quindi ripartire i consumi tra le varie cause di utilizzo nel processo industriale, nei servizi e utilizzare dei quelli che chiamano key performance indicators, cioè dei parametri aggregati che mi dicono ad esempio quanta energia consumo per unità di prodotto e andarli a confrontare con, come dire, con dei valori di riferimento, dei benchmark. Comunque l'energy audit è solo il primo passaggio perché i sistemi di gestione dell'energia, come sancito dalla norma ISO 50.000, sono qualcosa di più ampio, secondo uno schema che si riassume nella sigla Plan, Do, Check, Act, quindi pianificare, e la pianificazione ovviamente comprende l'energy audit, poi do, implementare le azioni, check, monitorare i risultati, verificare che questi siano pari all'attesa, ed ACT, mettere in atto tutte le azioni per il mantenimento e possibilmente il miglioramento dei risultati. Questo in sintesi è, diciamo, l'approccio gestionale. Allora, con l'assist rispetto all'ACT, quindi al pare, entriamo in un'azienda, cioè praticamente San Bolè, Palermo, l'industria, un'azienda di prodotti per la casa, ovviamente molto più ampia, però magari uno dei divertenti tecnici, per capire proprio come affrontare il tema dell'efficientamento energetico, Grazie. Noi in Saint Bonnet abbiamo approcciato la gestione dell'energia con l'ottenimento proprio della certificazione 50.000 nel 2015. E grazie a questa certificazione l'azienda è diventata molto più consapevole di quelli che erano i consumi e gli approcci che doveva avere per gestire i consumi energetici che aumentano negli anni aumentando la produzione. Abbiamo infatti implementato un sistema di mappatura di tutti quelli che erano i nostri consumi, in particolare inserendo tutta una serie di contabilizzatori per l'energia elettrica, individuando i processi più complessi, più energivori, e andando ad analizzarli per individuare le opportunità di miglioramento. Proprio utilizzando il sistema Plan Do Check Act, abbiamo messo in campo tutta una serie di progetti che si sono concretizzati in particolare quest'anno con l'implementazione finale di un impianto fotovoltaico.
questo non sarebbe stato possibile se... fortunatamente, casualmente, questo intervento è capitato nel momento migliore in cui poteva capitare, perché come ha detto lei poc'anzi, il prezzo dell'energia e tutta la crisi energetica che stiamo affrontando è qualcosa che sicuramente le organizzazioni oggi non possono controllare, non possono prevedere. Quello che possono fare è implementare una gestione oculata di quella che è l'energia e i loro consumi energetici. Siamo passati dalla teoria alla pratica, ovviamente abbiamo inventato un'azienda virtuosa in questo senso, però professore le chiedo quanto siamo lontani, vicini dall'efficienza energetica reale da parte delle aziende rispetto al suo osservatorio. Insomma, dobbiamo essere ottimisti o dobbiamo essere un po' sfiduciati? Allora, diciamo che dei tre grandi macro settori di impiego dell'energia, cioè edifici, trasporti, produzione, industria, probabilmente l'industria è quella che ha fatto le azioni più incisive, anche perché il ritorno per l'azienda è immediato, cioè voglio dire, soprattutto per le aziende più energivore, abbattere i costi energetici effettivamente è un fattore fondamentale di competitività. Quindi io sono complessivamente... come dire, ottimista, no? Anche perché le aziende, a differenza di altre realtà, hanno l'infrastruttura tecnica. Voglio dire, per gli ospedali hanno analogamente lo stesso bisogno, sono delle aziende energivore, però gli ospedali sono molto focalizzati giustamente sugli aspetti sanitari, magari non hanno le risorse tecniche così sviluppate per poter affrontare, il motivo per cui si rivolgono alle ESCO, no? A soggetti esterni che riducono. Che possono, diciamo, supplire. Gli edifici sono in assoluto il settore in cui c'è più margine di miglioramento. Il problema è che risparmiare energia negli edifici si scontra con tutta una serie di difficoltà tecniche, perché sì, tutti dicono, bello, facciamo il cappotto per migliorare l'isolamento termico, però vai, prova a fare un cappotto in un centro storico di un edificio tutelato, no? Voglio dire, l'edilizia post-sovietica, quella che tragicamente vediamo oggi per i motivi ben noti, si presta molto bene, ma voglio dire, tante altre realtà non lo sono. Quindi i trasporti poi hanno tutta una serie di altre specificità, se non parliamo. Quindi direi io per l'industria sono, come dire, ottimista, mi sembra che ci sia molta consapevolezza e i risultati si sono visti in questi anni. Ecco, a proposito di risultati, insomma, lo dicevo anche prima, cade nel momento più drammatico ma anche migliore, visto la situazione dei prezzi in questo momento, però fare sostenibilità, magari ampio un po' il discorso, potrebbe avere anche dei vantaggi rispetto all'opinione che i consumatori, gli utenti hanno nei confronti dell'azienda. Nel vostro caso c'è un ritorno anche da questo punto di vista? Sicuramente sì, l'azienda è molto attenta al tema della sostenibilità, anche da prima che diventasse di moda, mi permetto di dire. E, infatti noi abbiamo pubblicato il nostro primo bilancio di sostenibilità nel 2011, quindi più di 10 anni fa. E proprio approcciando la sostenibilità non solo con un occhio all'impatto ambientale, ma cercando di guardarla a 360 gradi con l'attenzione alla qualità del prodotto, l'attenzione alle risorse umane, allo sviluppo delle persone, i rapporti col territorio e con le comunità, oltre ovviamente alla creazione di valore, che non da ultimo è lo scopo alla fine di un'azienda. Tutto questo noi cerchiamo di trasmetterlo attraverso i nostri prodotti, attraverso la nostra immagine, e sicuramente dalla parte dei consumatori questo ha un impatto importante e sempre più importante. Oggi sempre di più viene quasi richiesto questo tipo di approccio e è quello che dà la marcia in più. E deve essere fatto con consapevolezza e non con, passatemi il termine, un ambientalismo di facciata, come può succedere ultimamente, che si vede molto in giro la pratica del greenwashing, cioè il fatto di far passare per green tutta una serie di cose che non lo sono. Noi cerchiamo di andare un pochino più in profondità e partendo, come diceva il professore, da un lato tecnico e cercando di portarlo poi su un lato marketing, chiamiamolo.
Quanto è importante però avere un commitment dall'alto forte, siete partiti davvero anzitempo nel vostro caso. Quanto è stato importante però che ci abbia creduto, immagino, il vertice? Il vertice ci ha sempre creduto, sin da quando ci siamo trasferiti nel nuovo stabilimento nel 2001, uno stabilimento nuovo costruito da zero. La proprietà, che corrisponde alla direzione, ha costruito questo stabilimento con tutte le feature dell'epoca per quello che era l'efficientamento energetico, coibentazione del muro, controllo delle temperature, programmazione delle luci e del riscaldamento in base a orari e a stagioni. Quindi questa attenzione fa parte del DNA dell'azienda da sempre, quindi, ed è importante avere l'endorsement della direzione per poter portare avanti queste iniziative. Servono però anche le competenze, qui professore lei ci deve illuminare, state formando i tecnici competenti su queste tematiche? Ma allora, secondo me sì, noi abbiamo a Torino, come a Milano, al Politecnico e anche in tante altre università, abbiamo dei corsi di laurea e di laurea magistrale in ingegneria energetica che formano, diciamo, ingegneri che hanno le competenze di... Il problema è che non ne formiamo abbastanza. Cioè io, e questo è positivo da un certo punto di vista, ormai da molti mesi ho molte più richieste da parte di aziende e studi professionali, cioè segnalami i nomi di laureati di quelli che riesco a produrre, almeno io, e io già ne ho tanti tesisti. Quindi direi anche qui siamo sulla buona strada, bisogna far passare il messaggio anche alle famiglie che queste professioni sono importanti, magari anche a livello di scuole superiori, di tecnico, di università. Insomma, siamo partiti dicendo dobbiamo essere ottimisti o pessimisti, direi che il racconto dell'azienda ci deve far essere ottimisti, ma anche il racconto dell'Accademia ci può sicuramente far essere ottimisti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, professor Malduero e Alessandra Coppo, grazie per essere stati a PDM Talk. Ci fermiamo ancora, poi ritorniamo con la terza parte del nostro talk show. A tra pochissimo.
Bentornati a PDM Talk, siamo nella terza parte del nostro talk show, ritorniamo sempre nello studio mobile, nel nostro talk show, abbiamo ricambiato l'ospite, do il benvenuto a Massimiliano Marsiai, vicepresidente con delega al business development di Sabelt, benvenuto. Grazie, buongiorno. Sabelt è un'azienda storica italiana, piemontese, che produce sedili per auto e cinture di sicurezza, non poteva ovviamente che essere qui in questo territorio, visto che siamo immersi nel mondo, nel settore dell'automotive, siamo all'interno di un'azienda in questo caso che ha attraversato effettivamente varie epoche, oggi affronta la questione del digitale e io vorrei partire proprio da questo aspetto. In che modo il digitale ha trasformato il business di Sabelt? Allora, noi siamo un'azienda torinese, come dicevamo appunto, Sabelt sta per Safety Belt, Sabelt. Il cinturone di sicurezza. Negli anni siamo sviluppati, oggi il core business sono i sedili per le auto. Allora, siamo un'azienda manifatturiera, metalmeccanica, torinese, però ce la facciamo al mondo. Ce la facciamo al mondo, i nostri clienti sono le case automobilistiche che producono le auto. Ferrari, McLaren, Aston Martin, diciamo l'alto di nicchia, le auto di alto prestazionali, cominciando dalla Formula 1 che utilizza alcuni prodotti, ma il core business ormai è proprio sul primo equipaggiamento. Digitalizzazione, parliamo del mondo dell'auto. Il mondo dell'auto è una delle industrie più grandi che ci sono nel mondo, ovviamente. Si producono più o meno 70 milioni di auto. Immaginatevi il business che c'è dietro. Per cui noi che siamo in quel settore dobbiamo per forza stare dietro ai grandi player. Parliamo dal gruppo Volkswagen, al gruppo Toyota, aziende che producono tra i 9 e i 10 milioni di auto l'anno. Loro ovviamente sono aziende molto strutturate. Noi come livello, primo livello di tier 1, vuol dire fornitori di primo livello, dobbiamo adeguarci agli standard. Perché non è che inventiamo, noi dobbiamo seguire. Digitalizzazione è un must. Digitalizzazione innanzitutto cosa vuol dire? Vuol dire accelerare e migliorare i processi, sia dall'ingegneria fino alla produzione, ma ridurre lo scarto, per cui essere più efficienti, essere più competitivi sul mercato. La digitalizzazione è un must. Oggi anche nel mondo della sostenibilità la digitalizzazione è uno strumento per essere più sostenibile, perché alcuni, come tu sviluppi, come produci, riduci gli scarti per esempio, o anche proprio il come riportare il tuo prodotto dall'ingegnerizzazione all'industrializzazione, il tuo prodotto in una catena di riciclo, di circular economy, anche lì la digitalizzazione è uno strumento fondamentale. Ripeto, non è che tu devi essere sostenibile, devi essere digitale oggi, devi essere come lo fai, anche e soprattutto nella produzione ci sono alcuni strumenti che aiutano a supporto degli operai o delle risorse umane, che siano anche l'ingegneria nello sviluppo dei nostri prodotti. Una parola chiave è l'aiuto, quindi un sostegno digitale è uno strumento a sostegno dell'azienda, a sostegno degli imprenditori che, come diceva in apertura di convegno Mario De Aglio, in Italia in particolare sanno fare, non hanno ancora delegato quella capacità di saper fare come altri hanno fatto in giro per il mondo. Può essere il punto, insieme al digitale, da cui l'imprenditoria italiana può ritornare competitiva? Sì, è una bella domanda, grazie, nel senso che sono convinto. Noi parliamo da Torino oggi, cioè facciamo il mondo, ma Torino è una città che sa fare, nata industrialmente, con la Fiat. La Fiat ha portato ovviamente tutta una serie di fornitori e di subfornitori di una catena di sviluppo di prodotti che si sono sviluppati. Per cui saper fare è una storia, non è che abbiamo imparato a fare da poco. La manifattura, la metalmeccanica, ripeto, il mondo dell'auto, e non solo perché sono anche bellissime aziende nel mondo del food, ma tornando a quello che conosco meglio io, il mondo dell'auto, essendo un mondo globale, Torino sa fare con un'esperienza di 100 anni. Questa esperienza, sì, noi italiani dobbiamo essere, e noi dico italiani perché includo tutta l'Italia, e saper la manifattura e la metalmeccanica, aggiungo che a Torino c'è una grandissima conoscenza di questo settore, per cui siamo competitivi, perché sappiamo fare, abbiamo anche, ripeto, non soltanto l'idea, ma anche proprio una cultura di produzione. Oggi in un mercato che quasi c'è un reshoring, a causa della guerra, a causa dei trasporti, a causa delle logistiche, delle dinamiche, è una grande opportunità per l'Italia. Oggi l'Italia ha l'occasione di riportarsi in casa delle produzioni, perché serve certi mercati, dico la Germania che produce 3 milioni di auto, in Italia se ne producono più o meno 700-800 mila veicoli l'anno, è un'occasione per noi per essere competitivi, perché i tedeschi che prima forse compravano in altri
paesi fuori dall'Europa possono immaginare di ricomprare dall'Italia, dall'Europa. I nostri competitor si può rivedere che può essere la Francia, la Germania, alcuni paesi dell'est, anziché poi guardarci la Cina. Noi non siamo paragonabili alla Cina. L'opportunità, siccome sappiamo fare, andiamo in questo periodo storico a ripresentarci sul mercato, una grande opportunità, trasformiamola in opportunità. Sappiamo fare, abbiamo le idee, abbiamo le strutture digitali, abbiamo però le persone che sanno fare quello che chiedono le aziende, cioè ci sono le competenze? Bisogna, ci vuole due tipi. Uno è la formazione interna. Non è che uno arriva a sa fare un sedile o una cintura. Ovviamente ci vuole una continua formazione, ma un grande lavoro deve essere fatto con le università di chi escono, ma non è che uno può andare a prendere solo il neolaureato. Sembrerebbe anche un po' miope. Non è che posso immaginare prendere l'ingegnere e lo metto in produzione. Scusami, non è che poi io ho impegnato, ti costerebbe certe cifre. È importante, per esempio, gli istituti tecnici, gli ITS in Germania, faccio l'esempio che è un benchmark per noi, ci sono il Fraunhofer. In Italia, gli che sfornano, mi sembra, 10 volte tanto. Ecco, grazie che lo sottolinea. L'Italia deve soprattutto impegnarsi sull'essere, sul sfornare uomini e donne che sappiano fare questi lavori. Per cui, nel settore di cui oggi parliamo, ripeto, manifattura e metalmeccanica nello specifico, però questo settore ci aiuterà sicuramente l'ITS, dico l'università, l'ITS e le aziende stesse. Noi dobbiamo formare i nostri dipendenti a tutti i livelli, che sia l'ingegnere elettronico che fa un macchinario specifico, lo adatta alle tue esigenze, sia l'operaio specializzato che ti monta il sedile e te lo mette esteticamente magnifico con tutti i crismi di sicurezza, la digitalizzazione che ti fa dei blocchi di qualità per dire il prodotto che esce perfetto, sicuro, perché vai in un altro un prodotto di sicurezza, ma altrettanto bello e come da capitolare. Un tema emerso più volte anche dentro Fabbrica Futuro è quello della ricostruzione, della ridefinizione delle catene di fornitura. Nel vostro caso come è cambiata a seguito della pandemia, ma soprattutto della guerra che è ancora in corso in Ucraina? A noi direttamente no, ma il cliente finale, la casa automobilistica, abbiamo visto negli ultimi mesi, parliamo dell'Ucraina. L'Ucraina è un grande bacino dove producono, alcuni si sono fermati un po', però sembrerebbe che alcune fabbriche stiano ripartendo, cosa che è impressionante. Ma tante fodere degli interni vettura e tanti cablaggi. Il cablaggio, allora abbiamo visto alcuni nostri clienti, mondo dell'auto, si è fermato per mancanza di chip. L'ultimo anno si è sentito la mancanza di chip, per cui non puoi produrre un'auto perché nel mondo c'è stata una grande richiesta di chip, perché la digitalizzazione, l'elettrificazione di tanti componenti, dall'elettrodomestico di casa all'auto, ha messo uno shortage di chip. Oggi l'Ucraina ha causato anche uno shortage di altri componenti. È più breve la sostituzione di questi componenti, di questi fornitori. Una fodera la puoi portare dall'Ucraina, la puoi portare in Polonia o anche nel... E lo stesso per i cablaggi, c'è molta manodopera nei cablaggi. Allora è interessante che mancano lì. Noi direttamente non ne siamo stati impattati. Ripeto, il nostro cliente che è una casa automobilistica, direttamente gli mancava il cablaggio con le fodere, per cui altri fornitori hanno sofferto. È un periodo delicato, la fiducia è bassa, per cui anche noi ci rivolgiamo a un alto di gamma. Spendere qualche centinaia di migliaia di euro, anche soltanto delle auto sportive di nicchia, costano più dello standard. C'è questo fatto. Noi abbiamo sempre lavorato molto su una supply chain europea, per cui il nostro mondo di alta qualità e di servizio, di personalizzazione, ci ha sempre spinto ad essere molto veloci e controllare, inteso che supervisionare il meglio possibile, avere anche un second source, una seconda fornitore, opzione di fornitura. Qui non abbiamo sofferto direttamente, ma ripeto, il settore dell'auto ha sofferto più di altri. È interessante, scusi ancora, che ci sono nuovi settori che stanno partendo, tipo gli eVTOL, che sono le electric vehicle take off and landing, sono le auto che volano, i droni che trasportano passeggeri, sono altri settori che stanno spingendo, che l'Europa sta diventando un'eccellenza, un precursore. Vediamo dove andrà questo settore, su cui bisogna guardare e affacciarsi su quel mercato. Diciamo che periodi di crisi aiutano anche le idee più particolari a prendere il lancio e prendere il largo. C'è un aspetto però, perché questo delle catene di fornitura se ne parla tanto, i media ne parlano, magari ne parlano anche le associazioni imprenditoriali, però poi il cliente vuole una cosa, vuole un prodotto sempre più customizzato. È una sfida nella sfida. Sì, è vero, c'è tutti noi. Quando andiamo in un negozio, anche quando uno va a comprarsi un paio di scarpe da ginnastica, le Nike, vedi che sul sito della Nike tu puoi personalizzartele, comprarti con le tue iniziali.
Per cui la personalizzazione è un po', ti dà anche quel valore aggiunto. In verità la personalizzazione è uno strumento per dare un premium price, per vendere a qualcosina in più e marginare bene. Per cui noi siamo in quel settore di personalizzazione, dico dei sedili, sedili delle premium car. La premium car, una Ferrari, una Maserati, ma anche la 500 Abarth, spesso puoi richiedere delle personalizzazioni. Se tu riesci a servire il mercato con una velocità, una qualità dietro, riesci a dargli anche un premium price, è lo stesso la casa automobilistica da un premium price se viene venduta. È interessante vedere come la comunicazione oggi alla televisione stanno presentando pubblicità di auto premium, non c'è più l'entry price, non è del 9.990 euro ti compri l'auto. In verità ormai vendono l'elettrificata che vale molto poco rispetto al complessivo del venduto, perché mancando i chip le case automobilistiche li mettono quelli lì che hanno nelle premium, nelle auto di fascia che ti danno più margine. E allora la personalizzazione si riferisce anche in quella nicchia lì, dove tu puoi personalizzare l'oggetto, che sia un sedile, ma è complessivo un'automobile, è un approccio negli ultimi anni, un trend importante. Anche nelle case automobilistiche vediamo che ci sono state delle nicchie. Abarth è un esempio, la Renault ha sviluppato Alpine, l'RS dell'Audi, le nicchie sono dove tu puoi avere un prodotto molto più personale, è un modo che ha avuto un grande successo. C'è una domanda complessa, ma abbiamo 30 secondi per rispondere. Ah, ci proviamo con un tweet. Cos'è stato Sabelt? Lo sappiamo, insomma è molto conosciuta. Cosa sarà? Non lo sappiamo ancora. Cosa sarà Sabelt nel futuro? Un leader di mercato nel settore dei sedili e delle cinture. Speriamo. Ci impegniamo per tenere quella posizione. Bene, ce l'auguriamo anche noi da italiani, grazie. Insomma, il successo della vostra azienda. Ci fermiamo ancora per l'ultima volta, per l'ultimo spazio pubblicitario e poi torniamo sempre in diretta da Fabbrica Futuro Torino con l'ultima parte di PDM Talk. Stacco pubblicitario, poi torniamo tra pochissimo.
Bentornati nell'ultima parte di PDM Talk, siamo alle battute finali del nostro talk show, siamo sempre all'interno dell'evento Fabbrica Futuro nella tappa di Torino, abbiamo affrontato varie tematiche nella puntata di oggi, siamo partiti dalla fine della globalizzazione, abbiamo parlato della questione energetica, siamo entrati in un'azienda del territorio per affrontare varie tematiche tra cui la digitalizzazione e capire poi l'evoluzione di questa azienda. Aggiungiamo adesso un tassello ugualmente importante rispetto a quelli di cui abbiamo parlato finora e riguarda la sostenibilità, che è un tema davvero molto molto dibattuto e che riguarda anche il settore manifatturiero. Io do il benvenuto agli ultimi due ospiti della nostra puntata, benvenuta Giorgia Garola, amministratore delegato di SCAM, un'azienda di termotecnica. E poi benvenuto anche a Luca Bruschi, Head of Sustainability di Reda, azienda specializzata in tessuti sostenibili. Allora, parliamo di sostenibilità e come si declina, nel vostro caso, Giorgia Garola, la parola sostenibilità. Grazie e buongiorno. Beh, la decliniamo sotto diversi punti di vista, la decliniamo sia a livello di prodotto e di processo e soprattutto a livello di governance e gestione di risorse umane a livello di inclusione e ambiente di lavoro. Come ben ha detto, noi ci occupiamo di impianti termotecnici per il settore power, oil and gas e distallamento dell'acqua. Soprattutto in quest'ultimo ambito, l'ambito del distallamento dell'acqua, abbiamo brevettato e prototipato un impianto speciale proprio nell'ottica della sostenibilità che si rivolge non solo al mondo industriale, anche al mondo agricolo per i paesi desertici che sono lontani dal mare e che scaricano nei pozzi gli scarti di quando si fa il distallamento dell'acqua. Noi diamo scarichi zero di sale con dei processi speciali chimici pre e a valle e poi utilizziamo una modalità che è l'osmosi inversa, che in realtà è una modalità classica. Però abbiamo studiato questi processi ulteriori per dare questi scarichi zero di sale e non inquinare i pozzi che poi si potrebbero chiudere o otturare, soprattutto appunto nei paesi del Golfo. Abbiamo infatti un prototipo in uno di questi paesi, nei paesi desertici. Questo è assolutamente nell'ottica di una sostenibilità green e di prodotto. Per quanto riguarda invece la sostenibilità in azienda, per questo è fondamentale, è assolutamente fondamentale che il capitale umano sia in un ambiente sostenibile perché l'azienda sia sostenibile. Di conseguenza abbiamo adottato modelli di governance proprio perché all'interno della nostra azienda ci siano ambienti inclusivi, ambienti molto motivanti, ambienti in cui i singoli si sentano veramente parte del processo aziendale. Passiamo a Reda, un'azienda che nel 2020 è diventata B Corp, nel 2021 è arrivata la certificazione di società Benefit. Le chiedo allora come voi declinate la parola sostenibilità? Ma allora, diciamo che da questo punto di vista per noi la sostenibilità è sempre stata nel DNA aziendale, quindi cambiare lo statuto, trasformarsi in una società Benefit è stato l'ultimo passo di un lungo percorso che comunque è cominciato verso la fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000. Siamo stati il primo lanificio al mondo a certificarci EMAS, quindi a misurare quelle che erano le nostre performance in un'ottica di miglioramento continuo. La misurazione è essenziale per noi. Come detto dalla collega prima, anche noi la sostenibilità la percepiamo e la decliniamo principalmente sotto tre, diciamo, sottoparole. Sostenibilità, di nuovo, però intesa proprio come quella del 1987 del rapporto Gunther, quindi ambientale, sociale ed economica, perché oggi si parla spesso solo di quella ambientale, che sicuramente è problematica, ma diciamo va compresa un po' da tanti altri aspetti. Dopodiché c'è la trasparenza, quindi la misurazione permette di essere trasparenti, di dire dove si è, di dire dove si vuole andare e anche di colmare i propri gap, perché tutti oggi parliamo di sostenibilità, ma la verità è che dovremmo parlare di forse di produzione responsabile, perché comunque tutto ha un impatto, che vogliamo o no. E l'ultimo tema è diciamo, un tema un po' futuro, ma non così tanto per il mondo tessile, che è la circolarità. Oggi si parla di materie prime, di carenza, di nuovi modelli di business e di produzione. Sicuramente in un mondo dove le materie prime costano sempre di più, dove comunque i rifiuti si accumulano in zone nascoste del mondo, sarà sempre più importante riuscire a trovare dei nuovi modelli di business circolari. Parliamo di persone, perché sostenibilità vuol dire proprio includere queste persone. Giorgia Garola, rispetto alla questione dell'inclusività, come fate, cosa fate in concreto in azienda?
Io sono la seconda generazione in azienda, oggi amministratrice delegata, tra l'altro dopo un passaggio generazionale molto complicato, però proprio la mia ristrutturazione aziendale da 3 anni a questa parte è proprio nell'ottica di questo tema. Mi piace dire che adotto la leadership della buona madre di famiglia. Nel diritto privato ci rifà sempre alla dignità del buon padre di famiglia negli adempimenti contrattuali. Ecco, a me piace dire che anche nella conduzione aziendale ancora di più è ancora importante, perché ci si rifà i valori di etica, di cura, di protezione. Quindi diciamo che, per esprimerci in maniera un po' più tecnica, adotto modelli di leadership etico-morale. I processi sono questi, soprattutto il coinvolgimento delle risorse umane a livello di propositività, ma anche a livello di non essere parte del processo, ma essere il processo all'interno dell'azienda. Oltre che, beh, certamente un ambiente totalmente paritario a livello di genere, razza. Noi siamo molto internazionali, lavoriamo con 70 paesi nel mondo e abbiamo sempre respirato un'area interculturale, ma questo è alla base proprio della nostra realtà. Però è proprio cercare di rendere le persone imprenditori dentro l'impresa. Credo che sia facilitato anche dalla nostra dimensione. Noi siamo la cosiddetta PMI, quindi forse in una PMI è più facile il rapporto con le persone e dedicarsi al singolo. Passiamo invece a Reda e in questo caso le chiedo come si coinvolgono le persone, che immagino possano fare la differenza, non solo nelle piccole e medie imprese, anche in aziende più grandi, sul tema della sostenibilità. Chiaro, probabilmente il mandato dall'alto, poi probabilmente sono gli altri livelli fino ad arrivare agli ultimi che devono applicarla in concreto. Una bella domanda e non così semplice. Sicuramente il grande commitment della proprietà è importantissimo, perché comunque ci devono credere innanzitutto gli imprenditori nella sostenibilità e non solo chi fa la sostenibilità. In Reda noi crediamo che non sia l'ufficio che coordina, che fa la sostenibilità, ma tutti a nostro modo la facciamo. Quindi in funzione della tipologia di progetto sicuramente è importante entrare in empatia con i nostri colleghi, farli sentire imprenditori del progetto che si sta portando avanti, fargli percepire che sì, ci sono, diciamo, dei sacrifici da fare di tempo piuttosto che di riunioni, ma che poi questo porta effettivamente ad un vantaggio, e il vantaggio comunque è un vantaggio collettivo per tutta l'azienda, quindi non è un favore che viene fatto ad un ufficio specifico, ma è poi effettivamente qualcosa che si tramuta in un vantaggio collettivo che può portare anche in alcuni casi dei ritorni economici. Essere sostenibili paga, abbiamo visto anche in precedenza nella nostra puntata, anche solo per l'efficientamento energetico, ma non è questo il tema di quest'ultima parte. Mi chiedo quanto paghi rispetto ai clienti, agli utenti, quanto è importante essere sostenibili nei confronti dei consumatori. Fondamentale, le imprese devono cominciare a capire che è assolutamente un investimento, non un costo la sostenibilità, di cui dobbiamo partire. Perché infatti molte volte è considerato come costo. Ancora come un costo. Da chi deve venire però questo mandato così forte? Come si diceva prima, sicuramente dalla proprietà, dall'imprenditore, cioè l'imprenditore che genera il modello, di conseguenza poi la realtà, se è una realtà sostenibile a livello sociale, sicuramente in maniera naturale lo adotta, però deve partire sicuramente dai vertici. C'è il green washing, c'è il purple washing, come fanno le persone, sia all'interno ma anche i consumatori, a capire no, questa non è un'azienda che sta facendo washing, ma ci crede veramente nella sostenibilità? Ma anche da questo punto di vista sicuramente oggi ci sono moltissime certificazioni, noi ne possediamo alcune, sulle quali si sta, diciamo, dibattendo su quello che sia effettivamente il loro valore. È indubbio che per capire se un'azienda è responsabile e tende alla sostenibilità bisogna guardare il percorso che ha fatto nel corso degli anni, bisogna guardare quelli che sono i loro dati, e in questo modo si vede quello che è un percorso, perché la sostenibilità alla fine possiamo vederla un po' come una maratona, non come i 100 metri. Quindi è indubbio che fossilizzarsi esclusivamente su un bollino non è semplice, bisogna fare molta molta cultura sul consumatore finale. Invece passando alla forza attrattiva dell'azienda rispetto al tema della sostenibilità, è un tema ovviamente molto interessante per le nuove generazioni, quanto vale per attrarre i nuovi talenti? Tantissimo, soprattutto l'ambiente inclusivo che dicevamo prima. Io mi rendo conto che l'ambiente inclusivo, ma non solo genera attrazione nei nuovi, ma anche retention delle persone interne. Noi abbiamo la fortuna di avere risorse che entrano da noi dopo il periodo formativo e vanno via, solo in pensione. Addirittura abbiamo dei consulenti che rimangono post pensione, perché l'ambiente inclusivo è quello che crea attrazione delle risorse umane, che sono oggi fondamentali.
le competenze. Oggi abbiamo grossi problemi di approvvigionamento di materie prime, ma l'approvvigionamento delle competenze è ancora più fondamentale e più difficoltoso in questo periodo. Direi quasi siete una mosca bianca, perché stiamo affrontando il tema delle grandi dimissioni e chiunque ci dice che è un problema perché le persone se ne vanno, poi dove vadano è un mistero, perché le aziende sono quelle, quindi o scelgono di diventare imprenditori o vanno evidentemente dai competitor. Però insomma è bello che siamo riusciti a intercettare due aziende di fatto che credono molto nella sostenibilità e hanno risultati molto molto concreti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, siamo davvero in dirittura d'arrivo, è stata sì, effettivamente una lunga puntata questa di PDM Talk. Ricordo che siamo in diretta durante la tappa di Torino di Fabbrica Futuro, il progetto multicanale della casa editrice Est, che oltre a una serie di convegni anche un web magazine, fabbricafuturo.it, una collana di libri dedicata e poi anche una rubrica sulla rivista Sistemi Impresa, che ormai nel lontano 2011 ha lanciato proprio questo progetto editoriale. Ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, che ci sono succeduti, ringrazio i colleghi della Este che hanno reso possibile questa diretta, ringrazio gli aspetti tecnici, i tecnici di studio, i tecnici della regia da casa che riescono a dare vita a questa nostra diretta puntata dopo puntata, e ovviamente anche la direzione editoriale della nostra casa editrice. Ricordo che Chiara Lupi oggi era impegnata nella moderazione della tappa di Torino di Fabbrica Futuro, quindi mi ha lasciato la conduzione di PDM Talk. Come sempre io ringrazio voi che ci avete seguito, do appuntamento a PDM Talk come sempre in diretta ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13, in diretta sul nostro quotidiano Parole di Management e poi su tutti i nostri canali digitali della casa editrice Est. Io mi fermo qua, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona continuazione di giornata.